Fulco Santo Stefano della Cerda, duca di Verdura, fu un'icona di stile nel campo della gioielleria del XX secolo. Nato a Palermo nel 1898 e spentosi a Londra nel 1978, era artista e nobile italiano, cugino coetaneo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. A cosa ti ispiri? Chiese il pronipote Alessandro Koch Lequio di Assaba. A tutto fu la celebre risposta dello stilista. Fu in stretto contatto con Coco Chanel e Salvador Dalí. A Chanel fu presentato nel 1927 da coniugi Cole e Linda Porter. Coco fu subito rapita dalla creatività del duca di Verdura, proponendogli di lavorare nella sua maison di Rue Cambon a Parigi, dove diventò designer di tessuti. Ma il duca, che era già partito da Palermo per Venezia e poi alla volta di Parigi, riuscì a esprimere il suo talento quando Chanel gli chiese di modificare alcuni gioielli ricevuti in dono dai suoi amanti perché non rispecchiavano il suo gusto. Voleva delle creazioni couture in metallo, preziose gemme. Fu allora che la creatività dello stilista esplose. Realizzò due bracciali in smalto bianco con due croci di Malta che il duca di Russia, Dimitri, aveva regalato a Coco Chanel. La nota stilista li indossò moltissimo, tanto da consumarne i bordi. Oggi sono esposti al MoMA di New York. Coco e il duca erano due geni uniti dal desiderio di modernizzare lo stile delle donne. Chanel con i suoi abiti eleganti ma comodi, Verdura con i suoi gioielli ironici, colorati e perfetti per ogni occasione. Successivamente, nel 1934, Verdura si spostò oltreoceano negli Stati Uniti, dove lavorò come designer per il gioielliere Paul Flato. Presentatogli dalla giornalista di Harper's Bazaar, Diana Vreeland. Nel 1938 Flato lo mandò sulla Sunset Boulevard per aprire e gestire un negozio e le creazioni di Fulco giunsero anche alle dive di Hollywood. In un articolo sul New York Times dell'epoca si scriveva che le dive davanti alla cinepresa indossavano Cartier e Tiffany, ma dietro sceglievano Fulco di Verdura. Greta Garbo, Katharine Hepburn, Lana Turner, Lauren Bacall erano le sue clienti. L'anno successivo, sulla Fifth Avenue di New York, fondò il suo marchio di gioielli e aprì il suo negozio. Le sue creazioni erano qualcosa di diverso dall'ordinario ed erano realizzate su misura. Trasformava qualunque cosa in un gioiello, pigne, gemme, bersagli per frecce, conchiglie, melanzane, lavorando tutto color giallo ed esaltandone i colori. Conquistò anche Salvador Dalí, che con lui firmò 5 gioielli surrealisti, venduti poi al MoMA. Le sue creazioni furono acquistate dai Windsor, dagli Agnelli, dai Ruspoli e dai Crespi. Anche parecchi magnati si interessarono ai suoi gioielli per collezionarli, come gli Astor, i Vanderbilt, i Rothschild e Elena Rubinstein. Si ispirava ai capolavori dell'arte barocca siciliana, al mondo principesco della sua infanzia trascorsa in Sicilia, ma anche all'universo marino. Si trovò a collaborare anche con Luchino Visconti per le scenografie del Gattopardo, tratto dal romanzo del cugino Tomasi. Nel 1973, però, Fulco si ritirò, lasciando la sua maison al socio Joseph Alfano. Si trasferì a Londra, non smettendo mai di viaggiare per la Sicilia. Durante gli ultimi anni di vita si dedicò alla pittura e scrisse anche un libro dal titolo Estati felici sulla sua infanzia. Non si sposò mai né ebbe figli. Ordinò che dopo la morte le sue ceneri fossero portate a Palermo e conservate nella tomba di famiglia nel cimitero di Sant'Orsola.